La Big Academy arriva anche a Crotone, la management dedicata all'alta formazione manageriale, ideata e gestita dall'Associazione per la Cultura e lo Sviluppo Industriale, nata su iniziativa di alcune aziende internazionali che hanno avvertito il bisogno di far crescere il livello delle abilità manageriali presenti nelle filiere e nei settori di riferimento. Anche a Crotone dunque un corso multidisciplinare rivolto a manager e team che vogliono stare al passo con i tempi e le sfide aziendali. Il corso è stato presentato presso la sede di Confindustria Crotone da Mario Spanò, presidente di Confindustria, Paolo Ruggeri, presidente di Big Academy e Maria Francesca Marino. È fondamentale, noi crediamo molto all'alta formazione, ultimamente abbiamo fatto un convegno con i giovani proprio sull'intelligenza artificiale. Noi riteniamo che oltre alle infrastrutture che sono importanti per il nostro territorio, l'alta formazione è fondamentale. A chi si rivolge questo corso e quante persone stanno aderendo? E si rivolge a tutti gli imprenditori, a tutti i professionisti, a tutti coloro i quali vogliono avere una mentalità completamente diversa, un modo di sicuramente di lavorare che non è quello tradizionale. Alla base di questo ci sono le competenze. E noi come paese e come sistema produttivo del paese, a qualsiasi livello, grandi, piccole e medie aziende, abbiamo un gap, uno svantaggio da recuperare rispetto ad altre realtà con cui ci troviamo a competere. Ecco, questo progetto nasce 4 anni fa proprio per cercare di contribuire a portare le competenze manageriali del nostro sistema produttivo a qualsiasi livello, piccole, piccolissime, medie aziende, imprenditori, a quel livello di managerialità che serve per essere competitivi sui mercati. E l'originalità è che sono le aziende stesse che fanno la formazione alle aziende, portando le esperienze delle aziende più grandi, dei capi filiera, portandole e mettendole a disposizione delle aziende più piccole che sono meno esposte a situazioni di estrema competitività sui mercati. È positivo proprio per l'originalità del modello. I docenti sono dei manager aziendali. Sono manager che hanno vissuto e vivono, diciamo, giornalmente quelle sfide di competitività che tutti ci troveremo, diciamo, ad affrontare nei prossimi anni. Anzi, le stiamo già affrontando. Lei pensi alla sfida della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, lo citava il Presidente poco fa, la transizione energetica, i costi dell'energia. Ecco, quindi servono in qualsiasi azienda, di qualsiasi dimensione, dei manager consapevoli che siano in grado di guidare, di traghettare, diciamo, le nostre aziende verso il futuro. È il duro lavoro, diciamo, e soprattutto il coraggio di non avere mai, diciamo, la paura di fare un passo avanti. A volte dobbiamo prendere decisioni su cui non abbiamo tutti i dati a disposizione. Ecco, essere un manager consapevole come quelli che noi vogliamo formare vuol dire aiutare queste persone, noi stessi, a percorrere, diciamo, questo cammino è estremamente difficile. Come evolverà, come cambierà secondo lei la figura dell'imprenditore, dell'industriale, del manager? Qual è il manager del futuro? Allora, dobbiamo secondo me fare tutti uno sforzo per far sì che gli imprenditori diventino sempre più manager. Quindi la figura dell'imprenditore che noi nel nostro sistema paese vediamo, diciamo, molto spesso legata a una figura di imprenditore di azienda familiare, deve comunque evolvere verso una competenza manageriale che sia allineata con quelle che sono le competenze che servono nelle aziende più strutturate, anche perché queste aziende piccole e medie sono sostanzialmente parte di filiere in cui, diciamo, le aziende capo filiera pretendono, diciamo, questo livello di competenze. Quindi ci auguriamo che questo progetto, diciamo, possa contribuire a portare veramente un contributo in questa crescita e far sì che una piccola azienda possa essere gestita con la stessa managerialità con cui è gestita una multinazionale.